importanza di riportare due tele dopo decenni nel loro luogo originale e anche di vedere un restauro in diretta come questo usufruibile da tutti. È un valore aggiunto. Sì, rispondo alla seconda parte immediatamente e colgo anche l'occasione per ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la disponibilità appunto a coprire questo restauro e anche a metterlo a disposizione del pubblico. Il pubblico è molto interessato a vedere cosa succede quando si mettono le mani sulle opere d'arte, anche perché c'è un'aura di mistero un po' da parte del pubblico che non conosce, invece far vedere che si tratta di un lavoro che ha una forte impronta scientifica e tecnica, ma che viene fatto senza misteri è un dato molto importante. Ripensare a ricostruire un contesto, un piccolo contesto, perché la chiesa di Santa Maria di Candeli, che ora è dedicata al Virgo Fidelis in quanto una chiesa nell'ambito della caserma dei carabinieri, quindi ha avuto questa dedicazione legata all'arma, però è una chiesa che ha una sua lunga storia fiorentina che culmina nella ristrutturazione dell'inizio del Settecento coordinata da Giovan Battista Foggini, che era lo scultore e architetto della corte medicea dell'epoca, e i dipinti sono artisti fiorentini del momento. Ecco, è un contesto molto raffinato che il grande pubblico non conosce e che anche fa capire che la Firenze del momento, del tardo barocco, è altrettanto importante della lunga storia fiorentina che i turisti e anche i fiorentini identificano più che altro nel Rinascimento. Invece è importante ricostruire questi piccoli contesti e dargli il giusto peso anche mediatico, proprio perché la città di Firenze è molto ricca delle emergenze e delle cose nascoste che vanno riportate in luce. Quindi è un lavoro raffinato, difficile, diplomatico, perché queste tele hanno avuto una storia che le ha fatte andare in parrocchie di campagna, quindi ogni volta che si va a toccare un piccolo equilibrio significa restituire, riprendere un quadro ma darne un altro, e questo fa capire anche il ruolo dei musei, perché queste opere hanno un'origine religiosa, stanno in una chiesa e tornano in una chiesa, ma hanno avuto una storia intermedia che le ha visti passare dalle collezioni museali, che comprendevano molte opere anche del territorio, entrate per ragioni varie nei nostri depositi. Quindi gestirle insieme, il territorio, musei, e ricostruire un piccolo contesto così raffinato di un periodo di Firenze meno conosciuto, secondo me è un'operazione di grande importanza. Noi alle spalle vediamo due opere molto belle, 1700 circa, recuperate possiamo dire? Sì, si può dire recuperate per tutte e due le tele. La prima è Alessandro Gherardini, è uno dei massimi esponenti della pittura 600-700esca fiorentina, e l'altro Botti, firmato e datato. I due quadri, il primo per le storie che hanno coinvolto tutte le tele, tutte le pitture presenti nelle chiese coinvolte nelle soppressioni napoleoniche dell'inizio dell'Ottocento, era finita a Bagno di Romagna, quindi in un contesto che non era originariamente il suo. L'altra addirittura era stata data per persa già alla fine del Settecento, già Enrica dice dispersa, ed è stata invece ritrovata nei depositi di Palazzo Pitti nel corso di ricognizioni che abbiamo fatto, mirate anche a questa chiesa di Candeli che adesso fa parte della caserma Tassi, dentro la caserma Tassi, però visitabile dal pubblico, dove si dice messa tutte le domeniche, quindi anche accessibile al pubblico, e appunto nel corso di queste ricognizioni è stata ritrovata felicemente ora in restauro grazie appunto all'intervento dell'ente Cassa di Risparmio. Quindi si ricompone praticamente un puzzle che non era di facile ricomposizione, perché le cinque grandi tele che ornavano la chiesa appunto erano una è anche andata dispersa, perché una era stata data alla quella del Gabbiani, quella che stava sull'altar maggiore, era stata data alla chiesa di una chiesa vicino a Barga che è stata bombardata durante la guerra, quindi purtroppo di quella bellissima opera del Gabbiani, che era appunto
sull'altare resta soltanto un disegno preparatorio al gabinetto di segni e stampe degli Uffizi. Fortunatamente le altre sono state tutte ritrovate nelle chiese delle diocesi intorno a Firenze e con un lavoro, devo dire, piuttosto diplomatico si è potuto riportarle e ricostituire appunto questa piccola galleria del Settecento che tanto aveva impressionato anche favorevolmente tutte la critica e il pubblico del Settecento. Quindi ora sono di proprietà dello Stato? Le opere sono di proprietà dello Stato come tutte le opere che vengono dalle soppressioni napoleoniche perché furono demanializzate e solo a seguito della restaurazione nel 1815 furono poi restituite casualmente a chiese che non erano quelle di appartenenza purtroppo e questo è stato un grave danno per il patrimonio all'epoca che si sta cercando di colmare almeno così, almeno storicamente, almeno cercare di riconoscere le provenienze, perché è chiaro che per uno storico dell'arte il massimo dei desideri è quello di poter mantenere le opere nel luogo di appartenenza, perché l'atmosfera che c'è nel luogo di appartenenza, la luce, gli studi della luce, sono tutte cose che hanno condizionato e hanno fatto sì che gli artisti facessero le opere in quel modo. Quindi è importante vederle nel loro contesto originario. Ci troviamo con i restauratori proprio davanti a queste opere che sono in restauro aperto, cioè che tutti possono vedere il lavoro che fate. Ecco, in cosa consiste in linea di massima ovviamente il lavoro che fate? Queste due opere partono comunque da un progetto di restauro completo, cioè la pulitura, un intervento di restauro conservativo e un intervento finale di restauro estetico. Il restauro è aperto al pubblico per la semplice ragione che le tele sono tre e sono state sponsorizzate dall'ente cassa, di conseguenza abbiamo ritenuto interessante proporre questo tipo di restauro comunque a tutte le persone che vengono notoriamente all'ente cassa per seguire le mostre o per seguire eventi culturali di questo tipo. Ecco, un restauro come questo di una pala così grande, quanto tempo può richiedere? Si può sapere oppure no? Oppure voi lavorate momento dopo momento? In pratica l'intervento di restauro è già iniziato da 3 mesi perché i tempi purtroppo di riconsegna di queste opere sono molto brevi, in quanto questo intervento è stato effettuato proprio in occasione di alcune date che sono legate sia alla chiesa dove le opere tornano, sia all'Unità d'Italia e sia al 200° anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Quindi ci troviamo a fare un lavoro che generalmente avrebbe bisogno di almeno un anno di tempo in 5 mesi. Siamo una squadra e quindi tutti insieme riusciremo comunque a portare a termine il nostro lavoro. Ecco, il bello del lavorare in squadra anche per fare un restauro, qual è? Il bello è che si deve essere affiatati anzitutto per capire dove si interrompe l'opera di uno e si va a agganciare l'opera dell'altro. È ovvio, ci vuole un'unità di metodo che garantisca che non si vedano le varie mani di intervento, questo soprattutto nella parte dell'estetico, nella parte della ricostruzione dell'unità pittorica, dove è fondamentale avere una mano similare per non far vedere agli altri la differenza fra le varie persone che ci lavorano sopra. Ecco, come si interviene su un'opera, su opere come questa? Che cosa si può usare, vari materiali? Com'è? Spiegare un attimo al nostro pubblico come può essere un restauro che sembra una cosa così difficile. È una cosa così difficile, anzitutto. E i materiali, si cerca di usare sempre materiali reversibili, questa è la regola di base. Quindi tutto ciò che viene fatto è un intervento e può essere un domani che la ricerca andrà avanti, rimosso e sostituito con materiali di ultima generazione. Comunque si cerca di utilizzare anche materiali che fanno parte della storia dell'opera, quindi come vede, per ricostruire uno strato si usa gesso e colla come si usava in antichità nelle preparazioni. Quindi noi vediamo questi punti bianchi che sono, diciamo, dei punti preparatori? Esatto, perfettamente, sono dei punti preparatori dove poi verrà fatta una base
colorata su cui poi si interverrà con l'estetico, cioè con questa tecnica di selezione cromatica a tono dove da vicino si capirà che c'è stato un intervento, quindi non si fa un falso, però da lontano si può fruire dell'opera in maniera scorrevole e uniforme. Abbiamo due opere diverse, ovviamente i colori sono, poi sono due artisti diversi. Ecco, come si interviene su due mani, quindi diverse? Ma sa, la tecnica di intervento è la medesima, poi sta alla bravura del restauratore far propria la mano del pittore, quindi le pennellate, lo spessore, le velature usate, ci sono mani più di getto, mani più invece di varie velature sovrapposte, questo sta a chi opera, avere un po' sua la tecnica dell'artista, fare un po' sua la tecnica dell'artista.